you speak English? Yes. Sì o no? Signore, scusi, un saluto. Lavoro in Cinè, ma va a capurne. E poi va a cantare. A tu, tu parco. Si prova. Basta poco e su cassai. Buongiorno, vi ho salutato, scusate. Come stai? No, buongiorno. Il giovane. Buongiorno, zio. Il giovane. Il giovane. Grazie, grazie. Adesso dobbiamo aprire anche Instagram, dobbiamo aprire, perché sennò. Allora ragazzi, dove andate di più? Ci mettete su YouTube adesso? Sì. E poi come si chiama il programma che mi guardo? E senti un po', e tu mi segui come mi segui? Ah, su YouTube mi segui o sulla C canale 19? Sulla C canale 19. Bravo. E come ti chiami tu? Antonio Morrone. Compandone. E tu invece? Mazza Tommaso. Ammazza, compa, ammazza Tommaso. E tu? Mimuzzo De Dominicis. De Dominicis. Allora ragazzi, ma una cosa volevo sapere, oggi quando ne abbiamo? Oggi ne abbiamo, ve lo dico subito dal telefonino. Un po' ma però. No. Sta facendo una canna, sta facendo che 9:46. Oggi ne abbiamo giovedì 6 dicembre. Che studi? Studio Fermi, liceo scientifico. Ci ha potuto pensare a decine minuti. Perché uno frequenta, secondo me, che se come me quando io ero a scuola, a gennaio c'è papà e chiuso, ci ha detto, volevo sapere come va mio figlio, che è mio figliotto, non lo conosciamo. Beh, ce ne andiamo. Aspetta, buongiorno, come andà? Ha fatto la storia a Cosenza, fai un saluto. Comandante Iozia, in polizia ha fatto una resta. È bello, no? Sì, una resta. Vedi qua. Ancora c'è una resta ci di fare. Lui, ma vai uomini e donne, vedi qua. Ma ti trovo una fatica, ma ti trovo. Buongiorno. Possiamo scambiare una parola per dire, signora, lei, siccome è Santo Natale, no? No, non lo festeggiate? Aspetta, io. Aspetta, dopo turno. Dopo torno. Aspetta. Micheluzzi Scigliano. Micheluzzi è un bambino che fa sempre un birichino quando si alza la mattina per trovare un cappuccino. E niscialamo. Okay, che sei bella, aspetta. Ma che un artista abbiamo. Io avevo un salone e sono traumatizzato perché le tasse mi hanno mangiato tutte le ossa. Ha ragione. Ma hanno proprio paralizzato proprio. Non l'hanno mangiato però, perché per te mangiare c'è nevote, no, una bella carne. Peccato, che capelli difficili, capite? Avete troppi capelli fini, signor P. Avessa. Signor Giglio, proprio a Scigliano. Zio P, un genente. Quanto tempo a che lo Scigliano, quanto tempo in farci? No, perché la voce sì. Se le prendo la caramella, scusa. Quando c'era mio padre, mia nonna faceva il pane, aiutava i poveri, spamava la gente, ma a me non mi considerano niente, mi zambano la gente, non mi possono vedere a che paese. Ma non filo cano, perché non filo? No, sono ambigui, ho i ferri del barbiere. Ma tu sei barbiere? Mi fanno, vieni a capire i capelli e poi si pentano a cos'è. Né mule, né traini, né amici cusendini, c'è donnetta roba. Però sbagliava pure. Perché ogni paese ha il barbiere che trova. Sono bravi Cosentino, non è vero quello che diceva Antonio. Allora, un cretino, non è una posizione geografica, è nel mondo, è cinese, giapponese, l'italiano, cioè il cretino non ha, ti piace a chi sta camera? Il cretino non è che c'è una popolazione che è cretina, no. C'è un cretino in ogni popolazione, bravo, fa un applauso. Le tasse si devono pagare, però chi guadagna non le paga e chi non guadagna poi deve. Ma che ti insegnano pillo? No, zio P. E come no? Poi ti un po' dopo barba, zio P. Mi fa pigliare una cosa alla pelle. No, avete i capelli deboli, ci vuole la pappa reale. La pappa reale? Ah, zio. Che ma mangia pappa reale, che non è la pappa reale? No, sono buone che arrestano la caduta. Allora facciamo una cosa. Ah, zio P. Oggi ci inventiamo un'altra cosa. Seguimi. Sì, così sì. Vediamo se troviamo. Scusate la caramella, però ti ricordo vocale che sono chiuso. Mariello, c'è un numero di Scigliano, un numero di Tommaso. Allora, segui, così. Vediamo se riusciamo a fare una barba in diretta. Ti piace? Bello. Era mi senti un Fatti un ballo. Vieni qua. No. Vieni qua. Abbraccio, no, aspetta, vieni con me, ne segua. Sì, vieni con me. Ne segua, aspetta. È un'altra cosa. Con grande rispetto di tutto. Allora, di dove sei tu? San Benedetto Lano. San Benedetto Lano, il paese del mio grande fratello, amico direttore Sabato, che saluto.
Ma i ragazzi, una tazza, aspetta, un denaro. Ma che ti sarà scanno? No, ci tengono un panino. Un panino, panino, mangiate. Ma no, grazie, non come si è combinato. Ma i regali di Natale li avete già fatti? No. Sentite questo profumo di Natale, on end. Sì. Più o meno. Quanti anni avete? 7-8 anni a testa? 7-8 anni? Ci seguite voi? Sì. Sì. No, avrete, ci seguite? Sì. Come chiamo io? Pino? Zio P? Zio P. Chi è il tuo fidanzato di tutti i due? Nessuno dei due. Sicuro? Sì. Mica che sei mia, tutti i due mia. Ciao belli, ciao. Ciao, ciao. Allora abbiamo un gappato, il barbiere di Scigliano, che fa? Ha potuto chiudere la bottega perché... Le tasse no. Prego, vergognatevi. Ma lo stato, ma poi non ci sono persone, sono tutti morti. Chi? A Scigliano, stanno morendo tutti. Yes. Aspetta un po', che un negato. No, no, scusate. Ma ogni giorno muore. Io mi se io gli scappo. E tu spostati da poco, però. Signor. Vedi qua. Vedi qua. Tutto bene. Sì, la moglie di Elio. La moglie di Elio, come no? Un abbraccio a grande Elio. Vieni qua. Ciao, Pino. Ciao, un bacione a Elio. Abbiamo fatto una grande crociera con il grande Elio. Come? Ciao Pino. Ciao bella. Questa signora viene da noi. Ciao bella sì. Guarda come mi conosce. Sì, buongiorno, venite. Sì, come stai? Bella. Dove la porti? Sì. Sotto il mio quartiere, viene. Aiutatela. Vai, ciao. Ciao. Dov'è tua amica? Dov'è tua amica? Qua. Falla venire dopo. Sì. La sta buscando una cosa per lui. Non pensare mai che ti devo schiaffare giù un mostro di Pignoluccio, eh. Andiamone. Allora, vieni. Guarda che davvero a Cusenza ci sanno fare e serate. Vediamo se ci facciamo fare ancora barba in diretta. Intanto c'è Marco Cozzo che ci sta accompagnando, fra poco verrà a decidere le cose. Vieni qua. Che meraviglia, ma che bello. Buongiorno. Dammi un vasino se sei tu. Ciao zio Pi, bene zio Pi, come stai? Mi segui, ci seguite sempre? Sempre. Che fa bene alla sa? Salute, fa bene la salute zio Pino. Perché devo andare a fare l'imbasciata? Aspetta una poco, poi ci vediamo. Aspetta, mi fai capire. Sì, capisci, vanno fare. Che lavoro fai tu? Insegno ginnastica artistica. Possiamo venire, il mio operatore anche Marco Cozzo? Rigorosamente sì. Sì. Vi impariamo a fare le capriole, le ruote, senza mani. Insegnatoso, nella vera. E facciamo pure c'è una capriola. Sì. Davvero? Sì. No, proprio ci insegna a fare le capriole. Sì. Non fa facilmente, rotonde. Ma tutta... Vedi che cosa c'è a capo, c'è? Sono dimagrito 100 grammi. Questo Santo Natale, ragazzi, ma... Ma sentite, si sente l'odore del Santo Natale? Si sente. L'odore, il profumo, nel senso che si sente. Si sente. Tu sei sposata? Sposata, ho 3 bambini, uno più monello degli altri. È suo marito, è promonello. Ecco mio marito, guarda. Sta facendo un video, sta facendo vedere qua. Il marito fa il video e poi se lo vedono insieme. Che meraviglia. Buongiorno. Hai una moglie veramente, veramente simpatica. Ci ho messo 36 anni, zio, ma me l'hai saputa scegliere. Ah, beh, cioè, no? 36 anni. Vieni qua. Giammucci pure una moglie, ma tu sei sposato? No, non sono sposato. Zio. Non sei sposato? Se era sposato era rovinato. Ma pure se vuoi un uomo, non è la stessa cosa. Ciao. C'è stata una piccola pausa perché sono finito, noi diciamo tutti i nostri amici, le batterie in diretta. Ciao ragazzi. Allora, una bella coppia, tre figli, supereroi. Tutti i suoi sono. Tutti su, sì. Sicuro. Speriamo. Senti, tu che lavoro fai? Io faccio l'avvocato. Ah, l'avvocato. Chi si cancella si è battuto che me ne fanno. Avvocato, l'intelligenza e la cultura è l'ironia della. Buongiorno ragazzi, se mi fermate vi faccio un'intervista. Allora, avvocato, e lei? Istruttore. Ma ti ha detto mo istruttore. Se ne chiudo cosa? Se ne chiudo. Compare, sì. Buone feste. Altrettanto. Fatti abbracciare. Un bacio. Un bacio. A tutti i cosentini. Avvocato, che mi ha potuto passare io, non è che mi sapevi fa. No, che vediamo. Ciao ragazzi, ciao, grazie di cuore. Ciao. Allora ragazzi, questi sono i mercatini. L'orario non è felice. Scusate, 15 giorni di raffreddore tipo Cimurro. E che cos'è? A scuola?
Non ci ho andato. No, bello mio, alla scuola avete io però. Sennò diventi come zio Pino. Sennò poi dipende come me, dipende. Sì. Che il mio cellulare, credete? Non. No, dove? Vuoi sapere quale? No. Me ne ripeti sempre. Vabbè, ma il pubblico non lo sa, vabbè, potrebbe dire sì, lo voglio sapere, non va niente. Allora, tu che studi? Vado all'industria. Ma non sanno manco loro che avete capito che studio che ha fatto. Ci ha potuto pensare un quarto d'ora. Chi? All'industriale. Sì. La stessa scuola mia, mi si è accorto sopra. Elettrotecnico o meccanica? Elettronica. Elettronica. Sì. Quando c'ero io a scuola non c'era l'elettronica, c'era. Dopo il biennio chiedevano. Allora voi che scegliete elettrotecnica o meccanica? Dicete, io batto la mia, c'era pure. Ma che si sta facendo lì? No, è che l'elettronica ancora non era inventata. Vabbè, studia però, eh. Sì. Ma i tuoi genitori lo sanno che ha fatto Feluni? No. E ti accello moggio, papà, scusa. 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 Ti piace lo stesso modo che mi piace a me a scuola. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. Che bella coppia, in prima mattina. Io conosco la parte, tu sei stato collega con parte. Ah, sì? Sì. Papà, ti conoscono tutti, mio grande papà che nel regno dei cieli. Sì, sì. E lei che cosa fa? Io, pensionato. Eccezionale. Grazie. Non voglio commuovermi. Il cingialino era il dottore. Papà era il capo generalista dell'ospedale. Papà, chissà quando te fate fare la sopra, grande mio papà. E lei che fa le cose bella brogna che ti? Io? No, nel senso buono la parola, attenzione ragazzi. Dammi la macchinetta, dammi, vieni Marco Cozza, vieni. Questa quest'oggi ci fa. Chi ti dà la brogna? Vuol dire cacciare una cicogna. Allora Marco Cozza, buongiorno. Buongiorno, zio. Passo sempre per te vedere in televisione. Diteglielo, diteglielo. E mi piace pure dire come canta. Ma prendete conto Marco Cozza, la voce. Era buon anime Maruzzo pure. Maruzzo ha lavorato qui dentro, sapete? Grande Mario Gualtieri, questa è tutta presa diretta ragazzi, lo sapete, sì, perché se fosse messo in ascolto tu l'avessi fatto male. Allora, tu segui anche che vorresti cantare, qual è la canzone che ti piace? Sono tutti. Eterna malattia? Tutti mi piacciono. Che la caramella ecco mi ha fatto effetto. Ecco qua. Zio. Allora ragazzi, latrone di via Pane Bianco, che voi siete anche clienti, giusto? Sì. Così mi fate una bella tana, ne avete figli? Sì, due. Due. Un bacione a me. L'ironia è il gioco, della vita, ci vuoi assai e ci vuoi. Allora noi domani invece, oggi vedete voi sabato e domenica queste due puntate nuove, poi diamo due appuntamenti, la settimana prossima, cioè noi domani andiamo a registrare le quattro fondane o sette fondane, questo come si chiama? Quattro fondane a Catanzaro, quindi nel centro, quindi vedrete queste. No, ci vediamo poi, ci vediamo dopo. Storici di 13 canali. E poi, poi andremo ai 13 canali. Poi faremo un permesso signora speciale in quel della alla salsa da Nunna, dove? Agriturismo a Cicala, la valle dello sceriffo. La valle dello sceriffo. Porta le moscine. E noi stiamo preparando adesso la trasmissione nei ristoranti Gigliot con il cuoco, ma ha un titolo ancora pronto, è mezzogiorno. Grazie ragazzi. In America quando va? In America andiamo a gennaio. A gennaio. Ma un'altra cosa che mi ha detto il signore, che si chiama il signore? Gigino Grandinetti. Gigi, signor Gigi, il 21 dicembre volerò per la Germania, quindi dal 21 al 20 fino al 26 mattina sono a Norimberga, poi vi do anche l'indirizzo così mi potete scrivere. Ciao signore, grazie. Di cuore. Grazie di cuore, grazie di cuore. Allora, caro Marco, buongiorno. Un saluto. No. Babbo, non lo prendiamo. Allora, ragazzi, questa è di mattina, quindi poi verremo anche di sera nei mercatini. Capite che oggi ne abbiamo sei. E questa è la situazione attuale nei mercatini di Natale. Ecco. Buongiorno, signore. Ma piccole spese ancora si fanno o aspettiamo l'Immacolata? Aspettiamo un altro poco. Ancora questo Natale in famiglia oppure fate come me che mi deve in Germania? In famiglia. Perché soldi non ce ne sono per andare in giro. In giro? Sì, sì. Voi dite come faccio ad andare pure io in giro senza soldi? Vado, mi arremisco. Allora signora, qual è il piatto che preferisci? Cioè il primo piatto, cominciamo a dirlo.
Il piatto di cosa? Il cosentino, il cosentino, il primo piatto del 24 al 7. Fai la domanda come se ti schiaffeggi tutto questo nel muso. Vabbè, i pesci. Il primo piatto, che è il primo piatto? Non lo so, guarda. Di dove è lei? Io sono di Aiello. Ah, da Aiello Calvo. Non sono cosentina. Però il primo piatto qual è? Ad Aiello Calvo, qual è il piatto che è? Spaghetti alle? Alle vongole. Alle vongole. Oppure con la mollica. Ah sì, con la mollica e le acciughe. Ma secondo me, signora, posso dire una cosa? È meglio la... No, lei è un cugino perché cucina non l'altro. Lei è insegnante. Che... No, no, io sono casalinga. Ma un cugino. No, perché... no, io cucino. Cucino tutti i giorni. Ma calato? Ah, certo. Crudo. Ah, crudo. Grazie signora, mi auguri, auguri, auguri. Ecco qua ragazzi, vedete che bella, che poi è bello il mercatino. Buongiorno ragazzi, come andiamo? Ciao, buongiorno. Chi te ne parla parlando sceriffo? Chi te ne pesto? Buongiorno. Come stai? Abbastanza bene. Ragazzi, mi pistolo, ragazzi. Ti dice mia cacra della visione, ma non dimmi che non ti stai di dire ciò. Come di ciò? Ma è come di sabato e domenica sul canale 19. Sabato e domenica. Alle 15, alle 23 e poi tutti i giorni a mezzogiorno c'è la replica. Attenzione, stiamo preparando tutti i ristoranti. Che vogliono, perché volesse partecipare, lo può fare chiamandoci sulle nostre pagine, perché cucinerò con i cuochi o con lo chef o con le mamme o con i nanni o con i catanani. A me mi dice ciò che la parte devo domare. Domare? Oh. Perché ti piace che lo domare? Ci ripenso. Allora, io i bikini. Dai, anche io guardo io. E dove è Bussore? E dove? E di Gianete. Ah, è Gianete. Gianete, Rovito. E se, che lavoro ha fatto lei? Ci spostiamo che noi ci sono un muro. Che lavoro ha fatto lei nella vita? Un manuale. Senti, e su Santo Natale come lo passiamo? Spostiamo le caca c'è su camera. Bene. Vi. T'ha fatto una berretta, t'ha fatto. Come? T'ha fatto una berretta. Rubare i stocchi da me. No, un cigno di birra. No, la stessa che fa male. Un caffè, ma così. Su un camion ne muore, guarda, si sta. Di setti c'è. Di setti che c'è su camion. Stanno lavorando. E quindi su Natale come passa per sorri? Un passo con i figli perché sono solo. Mia moglie mi ha ceduto. Uno dei casi più rari che di quest'anno, perché morono sempre i mariti, avete visto? Sì. Finalmente morano per mia moglie. Cioè, no, finalmente, non mi fate esprimere male. Sono 15 anni. Un 1400 che mi è morta. E questo ci dispiace. Dalle interviste che hai fatto, tutto queste interviste che sto facendo. Ma dove sono? È morto. Tutti i mariti muoiono prima. Invece, nel caso suo è morto prima. Se no era morto io, ma adesso si faceva. O no, oppure sono morto nessuno dei due, è meglio ancora, no? E quindi mo deve fare qualche regalino, deve fare. Uomo, è Natale. Ci vuole dire. Quando vuole investire? In queste, quando può investire? Dipende insomma dal personale che ho. C'hai i figli, il nipote. Ma più o meno quando dice io posso spendere 100 euro con queste regaline, faccigliela. Quasi quasi. Invece comunque vendono meno in Germania, stanno i regali si riescono tutti quanti. Quando può spendere lei, secondo me? Le sue finanze? 100 euro se ne vanno. Se ne vanno 100 euro? Se ne vanno. Sai che può fare? Tieni la sacchetta, non ne fa proprio regalo. Cattivi trupe quando che caccia ma, ma come ti presenti per la maggior figlia non le puce senza lei? Ti voglio bene, ciao, grazie. Andiamone, spostamone in casa, sposta. Ecco, questo ragazzi ancora, vedete? Come sono belle le signore? Come sono belle le signore? E anche il rosso è come una. Guarda, che fai aiuta, vedi? Che fai aiuta? Ma quanto è bello? Di dove siete? Ma che. Oh signor, che cos'è? Una telecamera e un microfono, che è un semplice cosa per fare. Non ci ha mai seguito lei, sì. Sì, sì. Che cos'è niente? Un saluto per dire i regalini che fate. Vieni, un saluto per Natale. Non è che per... Salve. Dove sei? Bravo. Ciro Marina. Oh, che vino, ragazzi. Un abbraccio al sindaco. Abbiamo conosciuto il sindaco di Ciro quel giorno a Marano Marchesat. Vi ricordate? E sì. Quindi, ragazzi, di Ciro, allora, siete qua che studiate? Che... Sì, siamo che, qui. Che studiate? Filosofia. Filosofia, bravo. Sì. E siete allegre, però, Sì, sì, perché siamo allegre. Perché io sono filosofia, te lo spiego. Filosofia, sono più pensieroso. Siete fidanzatelle, telle. Sì. Telle. Sì, sì. E i regalini che fate? Le fate qua? No, ora vediamo. Tra poco ci facciamo un giro. Che regalo vuoi fare al tuo fidanzato, secondo te?
C'è un giorno idea? No, non ho idea. Un giro portafoglio, cosa che portano male? No. O correa, no, tengo tre correa, come volete correa ne porta. Qualche cosa di originale, ancora... Tipo per esempio che cosa? Così mi dai pure l'idea a me, ma non per mia moglie, per un'altra che... Speriamo che una vita moglie mi sia saputa. Dipende dai gusti, da cosa piace... Che fa il suo fidanzato? Che lavoro? Mo è nel militare. Allora una pistola c'era. Una pistola, un bel fucile. Invece che fa il suo fidanzato? Lavoro in una pizzeria. In una pizzeria, cioè. Mo vediamo. Una manipola, che c'è una manipola per fare i pizzi. Siete bellissime, grazie per la vostra cosa. Auguri di buon Natale, se non ci vediamo. Anche a voi, anche a voi. Ciao. Grazie. Non sei stato in dolore, hai visto? Senza, guarda che è una coppia. Ma l'albero l'avete fatto, l'avete già comprato, oppure una su già fai io. Scusa. Volevo sapere se. Volevo sapere se. Se fai io utili. Ma perché? Non lo so. L'albero è come si dire? L'albero di Natale. Si costruisce troppo. Si addobba nella immaginazione. Non deve suggerire, o evascio, non deve. Si addobba all'immagine. Come quel scarafaggio. No, l'albero Natale si addobba alle ma. Buongiorno. Fermati. Alle ma. Maggio. Allora, fermati. Non tenne io. Allora, rifacciamo la domanda. L'albero di Natale si addobba alle ma. Maggio. Ma. Alle ma. Alle macolate. Ciao amico mio, vieni qua, vuoi fare un saluto, puoi fare questo Natale dove lo passi in famiglia? Sì. Come vanno le cose? Vanno bene. È sposato? No. Vorresti incontrare l'anima gemella? Sì. E dice gemella. Come dovrebbe essere questa anima gemella? Gemella dovrebbe essere, certo, se non è gemella. Quindi dopo due gemelle, no, anche due però. Dove? Allora ragazzi, ma lei non deve suggerire, camera da 4 soldi. Anzi da 5, perché oggi hai pure 5. Se ne chiudo cosa? Se ne chiudo. Vieni qua, scusa. No, volevo scambiarti gli auguri anche perché ti voglio far partecipare di una cosa, come stai? Carabino, bene, tu? Lui è un grande... vede, la pubblicità ti va anche gratis in questo senso qua. Nel assolutamente, senso che, con te è sempre una bella cosa, quindi... Allora, noi stiamo preparando, dillo dove qual è il tuo... Allora, stiamo organizzando una delle installazioni più importanti che c'è nel Meridione sul Natale, la magia di Natale di Antoinette Strauss al Museo Multimediale dal 15 dicembre al 6 gennaio. 1000 metri quadrati di esposizione fisica e multimediale. Un po' le apparrate. E dove si attraverseranno 5 mondi, quindi lo spettatore vedrà intorno a sé 5 mondi che cambiano, fino ad arrivare alla classica casa di Babbo Natale che ci sarà lì ad aspettare tutti i bambini e grandi. Allora, noi siamo, siccome tu c'è un bel ristorante, stiamo preparando questa, fa sul lancio mio. Scusami, una precisazione, sì. Dove si trova, facciamogli dire dove si trova il museo. Aspetta un attimo. Ma è cretino superatore, ti devono uno schiaffo. Poco fa allora stavo dicendo non ha importanza dove, perché ci facciamo pubblicità, perché sei spostato, perché mia quando qua c'ho magno, se tu ce l'hai quella ti faccio, ecco, allora perché questo? Perché noi stiamo lanciando la nuova trasmissione, il nuovo format della Publiora sulla C canale 19, Gigliotti con lo chef. Quindi anche nel tuo locale tu ci chiami, paga la pubblicità e noi verremo a fare. Assolutamente sì. È un impegno che ha preso. Assolutamente sì, anche perché il mio giovane chef Andrea Domma, che è lo chef delle cucine di Palazzo Salfi, è un ragazzo, un talento di Cosenza. Bravo. Allora ci fermiamo qua perché sennò sta facendo una. Quindi e questo è un impegno, abbiamo un solo minuto. Allora, però praticamente il museo si trova sotto i nostri piedi, ecco. Almeno uno di Piazza Bilotti, si entra sia dalla vela a nord,
nord, sia dalla vela sud, sia con la macchina, se uno almeno e uno. Poi c'è questa grande cosa che stiamo facendo, lui è stato testimone dell'impegno che c'ha Gigliotti verso il Canada e Cosenza, si farà il gemellaggio, questo che spremo 30 secondi è importante. Questo è un lavoro che bisogna dare atto a Pino che questa cosa che ha messo in campo negli anni, mattone su mattone, e tutta la città di Cosenza, credo la regione Calabria gliene deve essere grato. Grazie, io grazie. Sono stato testimone, bravo bravo davvero, grazie, complimenti, in bocca al lupo. Crepi, grazie. Un buon Natale a tutti, ciao ciao, a grazie. Domani grazie, grazie. Con questa chiudiamo, a domani alle ore 15 sul canale di Giannone, ciao ragazzi.